Buon pomeriggio dalla redazione TG10, tra pochissimi minuti il nostro telegiornale. Parleremo di un atto intimidatorio avvenuto ad Amantea, poi torneremo sull'allarme fentanyl, le elezioni europee naturalmente e poi le truffe agli anziani e non solo, anche il pericolo cibernetico, e parleremo anche di sport con Gennaro Tutino che riceve un'onorificenza dal comune di Cosenza e il Catanzaro che sarà in campo questa sera contro il Brescia per la sfida playoff. Questo e altro dopo i titoli. La notte scorsa un incendio ha distrutto l'auto personale, un furgone carico di merce dell'azienda di proprietà dell'architetto Campanella, consigliere comunale di maggioranza e delegato al turismo. La preoccupazione del sindaco. Il procuratore facente funzione della procura antimafia di Catanzaro mette in guardia per la presenza della droga sintetica nelle piazze di spaccio calabresi. Contro la droga non basta reprimere. Si intensificano le iniziative elettorali in Calabria in vista delle europee. Manifestazione a Cosenza di Fratelli d'Italia e Noi per l'Italia. Catanzaro il PD chiama a raccolta i sindaci, a Crotone il Movimento 5 Stelle. Sale il numero delle truffe agli anziani in campo, comuni e forze dell'ordine per contrastare il preoccupante fenomeno. Le testimonianze di chi è caduto nella rete dei truffatori. Si è concluso con successo il Festival della Poesia a Cosenza. Numerosi partecipanti che hanno animato da 3 giorni di incontri e dibattiti nel centro storico. Il Comune Abruzio conferirà il sigillo d'oro al calciatore del Cosenza, Gennaro Tutino, alla manifestazione prevista per il 24 maggio in municipio. Ancora buon pomeriggio, dunque torna la paura ad Amantea dove nella notte sono stati dati alle fiamme un'auto e un furgone appartenenti a un consigliere comunale con delega al turismo e ai grandi eventi. Il sindaco Pellegrino ai nostri microfoni esprime preoccupazione ma afferma non arretreremo di un millimetro. Si potrebbe cominciare così, siamo alle solite, ancora una volta Amantea balza agli onori della cronaca, questa volta non è la struttura che ospita il municipio ad essere presa di mira e nemmeno l'ex primo cittadino, ma l'attuale compagine di governo, uno dei suoi membri più autorevoli, consigliere comunale con delega al turismo e grandi eventi, Salvatore Campanella. Nella notte 2 mezzi di proprietà dello stesso, una Fiat Punto e un furgone, sono stati distrutti dalle fiamme, ora gli inquirenti sono al lavoro per stabilire l'origine del rogo, ma è indubbio questo ennesimo evento abbia generato allarme e preoccupazione, come testimoniano le parole del sindaco. È un atto abbastanza proditorio perché è avvenuto nel centro della città, peraltro anche a pochi metri dal luogo della mia abitazione. È un atto proditorio anche perché io, sebbene le indagini siano in corso, non posso escludere che sia un atto intimidatorio anche nei confronti dell'amministrazione per le ragioni evidenti che colpire uno dei miei è come colpire tutta la compagine amministrativa che in questo momento guida la città. Ci sono state minacce? No, minacce verbali o anche scritte assolutamente no. Ci sono degli atti, degli atteggiamenti intimidatori che però io non è che possa ascrivere ad elementi probatori. In ogni caso io ritengo, insieme alla mia amministrazione, che l'azione che questa amministrazione, un'azione di normalizzazione e di contrasto alla criminalità, sta portando avanti, probabilmente sono azioni non gradite a una certa categoria di cittadini. Questa città ha bisogno di un atto di coraggio e certamente io, per formazione e cultura, non mi sottraggo. Noi continueremo su questa azione a schiena dritta e a testa alta. Torniamo ad occuparci adesso del fentanyl, le cui tracce in Calabria sono state ritrovate nelle urine di alcuni assuntori. Oggi il procuratore facente funzioni della procura antimafia di Catanzaro, Capomolla, a lanciare l'allarme e a dire non basta la repressione. L'operazione Recovery, condotta da Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri, coordinata alla DDA di Catanzaro, racconta ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, della grande diffusione delle sostanze stupefacenti che va oltre ogni ceto sociale ed ogni età. L'attenzione degli inquirenti è ora rivolta alla possibilità che possa esserci ora chi vuole occupare nuovi spazi. Il rischio di sostituzioni sul territorio degli spazi lasciati vacanti dalle operazioni precedenti, occupati da epigoni, diciamo, delle organizzazioni criminali che in qualche modo cercano
di ottenere vantaggi illeciti, no, dallo sfruttamento delle relazioni parassitarie all'interno della comunità sono sempre molto alte, quindi l'attenzione deve essere l'attenzione dell'autorità giudiziaria degli investigatori deve essere altrettanto alta. Accanto all'aspetto investigativo c'è l'allarme sociale per il vasto utilizzo di droga. L'azione repressiva dunque diventa necessaria ma non sufficiente. Io credo che ci sia la necessità, ma di questo sono consapevoli sostanzialmente, c'è una consapevolezza generalizzata, sia assolutamente c'è questa necessità di agire su più livelli rispetto ai soggetti che sono portati ad assumere queste sostanze stupefacenti, perché non basta soltanto il contrasto, che ovviamente è necessario e ci deve essere, deve essere sempre continuo, il contrasto al traffico illecito, ma poi ci deve essere anche sul versante, diciamo, educativo e sul versante sanitario anche un'attenzione che deve essere alta, altrettanto alta. Sempre più diffuso poi il fentanyl, utilizzato per tagliare le sostanze stupefacenti. Anche su questo tema l'allerta è a 360 gradi. Il rischio è altissimo perché appunto si tratta di sostanze che sono particolarmente dannose per l'organismo e delle quali non si ha sempre consapevolezza della presenza all'interno delle dosi che vengono utilizzate. Quindi ci deve essere un'attenzione altissima da parte di tutte le articolazioni della pubblica amministrazione, anche le articolazioni che curano le dipendenze e che ovviamente possono consentire anche di acquisire quei segnali della presenza di questa sostanza, che sono poi utili per approfondire il profilo relativo al contrasto della diffusione anche di questa sostanza. Entra nel vivo la campagna elettorale per le competizioni europee, molti incontri in Calabria a sostegno dei candidati, a Cosenza Fratelli d'Italia e Noi per l'Italia, a Catanzaro il PD, a Crotone il Movimento 5 Stelle. Vediamo. Si intensificano le iniziative dei partiti e dei movimenti in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Stamattina l'incontro a Cosenza di Fratelli d'Italia, alla presenza dei candidati e degli esponenti di spicco del partito in Calabria. Nel corso dell'intervento è stata ribadita l'importanza di questa competizione, dalla quale dovranno emergere con forza la presenza e le priorità della Calabria in Europa. Riguardano l'energia, che riguarda il costo della vita, che riguarda la sanità, che riguarda il patto di stabilità. Sono tutti temi che riguardano a ricaduta ancora di più il Mezzogiorno d'Italia rispetto a quella potenzialità di sviluppo, a quella burocrazia eccessivamente alta che abbiamo in Europa e che va in qualche modo smantellata. Fare meno ma fare meglio, questo è il nostro slogan. È importante avvicinare i cittadini alla politica, far capire ai cittadini che non ci si può girare dall'altra parte, che è un grande segno di democrazia e di libertà, scegliere da che parte stare, con chi stare, in chi crede e soprattutto essere parte attiva. Abbiamo tantissime sfide da affrontare, per quello serve guardare all'Europa con quella visione densa di coraggio e di concretezza che ha Giorgia Meloni. Penso alla sfida geopolitica, alla crisi demografica che colpisce anche l'Europa a fronte di dati che devo dire sono molto allarmanti e che quindi necessitano di interventi su questo tema. A pochi chilometri di distanza a Rende, riunione di Noi Moderati insieme a Forza Italia, a cui ha partecipato il leader nazionale Maurizio Lupi. Anche qui rimarcata la rilevanza di questa competizione, sottolineando come sia necessario dare più forze alle istanze dei cittadini con un'Europa più attenta ai bisogni della gente e un Sud che può riscattarsi. Abbiamo bisogno non di meno Europa, ma di più Italia e di più Europa per cambiare l'Europa. E c'entra con noi, c'entra con il sud del paese come il nord del paese. La crisi demografica, le guerre che scoppiano nel cuore dell'Europa, la transizione ecologica, quella digitale, sono sfide che ci obbligano a costruire il futuro, e per costruirlo dobbiamo cambiare l'Europa, e allora c'è bisogno di una proposta politica che la smetta di rincorrere i luoghi comuni. A Crotone il Movimento 5 Stelle ha ribadito l'importanza qualificata e fattiva della Calabria in Europa, evidenziata dall'esperienza accumulata in questi anni dalla presenza dell'eurodeputata Laura Ferrara. Pace, che non è un motto, non è uno slogan, ma è un obiettivo concreto da raggiungere, è un obiettivo sul quale puntare e sul quale incentrare il lavoro al Parlamento europeo, soprattutto in questo momento storico di grandi tensioni, di grandi conflitti. Questo senz'altro è il nostro punto principale, e poi chiaramente una grandissima attenzione ai diritti sociali e a tutto ciò che riguarda la transizione energetica e ambientale. A Catanzaro invece il PD sottolinea l'importanza di un'Europa più utile e giusta. Le elezioni europee sono ovviamente un'occasione, io credo, molto importante per il nostro paese
affinché scelga il modo più giusto attraverso il quale stare in Europa, perché abbiamo bisogno di una Europa utile e giusta a sostegno delle nostre città, dei nostri territori. E io credo che noi dobbiamo riuscire a far sì che i nostri comuni possano utilizzare sempre di più e sempre meglio fondi europei e opportunità per lo sviluppo locale. Dobbiamo riuscire a investire tantissimo, il comune, l'amministrazione comunale di Catanzaro lo fa, credo che vada nella direzione giusta, in interventi che fondino molto sul recupero, sulla cosiddetta rigenerazione urbana, che sembra un concetto complicato, ma che poi vuol dire usare bene i nostri territori. In questo quadro l'Europa deve essere utilmente al fianco delle città. Torniamo a parlare di truffe agli anziani. Tre colpi andati a segno, ma centinaia di tentativi di truffa registrati dalle forze dell'ordine nell'area di Casali del Manco e tanti non vengono denunciati. Un fenomeno dilagante che il Comune e le forze dell'ordine tentano di contrastare con incontri e campagne informative. Nel corso dell'ultimo incontro abbiamo ascoltato le voci delle potenziali vittime che hanno sventato le truffe grazie alla loro preparazione. Mi hanno chiamato e si sono spacciati come impis e volevano il numero di banca, del numero del conto corrente di mio figlio, che dice che mio figlio avanzava soldi. Io purtroppo non ho dato niente, anzi ho detto che non mi fidavo e lei insisteva. Poi ho detto: scusate, se voi volete proprio il numero, volete parlare con mio figlio, chiamate a Luna, oggi a Luna, così parlate direttamente con lui, però non hanno chiamato più. La signora Maria racconta la propria esperienza, a lieto fine per fortuna, perché prima di ricevere quella telefonata si era ben documentata e non è caduta nella trappola. Ma non sempre fa così, soprattutto quando in mezzo non ci sono solo interessi economici, ma i sentimenti e la paura che succeda qualcosa ai propri cari. Mi hanno telefonato, si sono presentati come maresciallo e allora sua figlia ha tamponato un motociclista. E adesso questo motociclista lo stanno operando, sua figlia poi è scappata. La fortuna è che mia figlia comunque era a casa, quindi subito l'ho chiamata, era nella sua stanza che studiava. Dico: ma tu hai fatto un incidente? Dico: no. Dico: guardi, quello che mi sta dicendo non mi corrisponde a verità. Ma la fortuna, ripeto, è stata che mia figlia era a casa, altrimenti, perché all'inizio ti allarmi, effettivamente viene quel senso di angoscia, dici. Soprattutto perché, ripeto, avendo il figlio fuori, dico, insomma, pensi sicuramente a queste cose. Ecco due esempi di tentativi di truffe sventati. Altri tre, negli ultimi tempi, sono andati a segno. Un fenomeno che sta dilagando in diverse zone del paese e in particolare in aree dove la popolazione è composta in prevalenza da anziani. Il comune di Casali del Manco sta correndo ai ripari con il progetto Attivamente Anziani, con la stretta collaborazione con i carabinieri, con iniziative come il convegno organizzato nella biblioteca di Spezzano Piccolo. Il sindaco Francesca Pisani, l'assessore Giulia Leonetti e Antonio Tiberi, responsabile del settore welfare, hanno rinnovato l'invito a rivolgersi alle autorità al minimo sospetto. Non siete soli, hanno ribadito, ai presenti e agli anziani del territorio. Il maresciallo Sica ha fatto ascoltare una tipica telefonata di un truffatore e offerto consigli utili per difendersi dai malfattori. Il responsabile del Codacons Cosentino, Pierpaolo Rodighiero, ha illustrato le tipologie di truffe e le armi che la legislazione offre ai soggetti che ne risultano vittime. Operazione di contrasto allo stoccaggio e allo smaltimento illecito di rifiuti condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Polstrada, le agenzie regionali per la protezione ambientale. 168 le aree ispezionate, 40 sequestrate, 103 le persone denunciate. Nel dettaglio, in Calabria sono due le province coinvolte, la provincia di Reggio Calabria, dove controlli a tappeto hanno portato al sequestro di 6 aree in cui sono emerse irregolarità nell'utilizzo di forni di verniciatura. In provincia di Vibo Valentia è stata sequestrata un'area adibita al commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, il titolare è stato denunciato. È cresciuta nel 2023 la povertà assoluta in Italia, ha visto un aumento dell'8,5% delle famiglie residenti colpite, pari a 5,7 milioni di individui. Affrontare la povertà e il disagio sociale è un impegno comune, il convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Sociologi allo scopo di individuare soluzioni e strategie.
Secondo i dati forniti dall'Istat, nel 2023 la povertà assoluta in Italia ha visto un aumento con l'8,5% delle famiglie residenti colpite, pari a 5,7 milioni di individui. Questo incremento, seppur lieve rispetto all'anno precedente, è motivo di seria preoccupazione, un'opportunità per individuare strategie concrete e soluzioni efficaci per contrastare la povertà e promuovere il benessere sociale, viene dal convegno Affrontare la povertà e il disagio sociale, un impegno comune organizzato dall'Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Calabria. Le azioni concrete potrebbero essere quelle dell'utilizzo di alcune misure, anche del PNRR, che possono dare sfogo e attitudine a migliorare le condizioni di vita delle generazioni future. Se noi pensiamo che a livello statistico 1.300.000 bambini vivono in condizioni di povertà dall'ultimo rapporto Istat che è uscito qualche giorno fa, ci dobbiamo porre i problemi per un futuro che deve essere migliore per la nostra nazione, per la nostra terra. La povertà e il disagio sociale rappresentano una sfida sempre più urgente e complessa nella nostra società contemporanea. Affrontare efficacemente questi problemi richiede un impegno congiunto e coordinato da parte di istituzioni, organizzazioni, la società civile, cittadini. È una problematica molto complessa che ha bisogno di risposte molto articolate e quindi ha bisogno di tutte le forze possibili. E quindi iniziative come quelle di stamattina che vogliono, come dire, in qualche modo porre l'obiettivo proprio su questo e richiamare quello che è un principio che Papa Francesco proprio durante il periodo del Covid riuscì a dire con una straordinaria sintesi ma con una straordinaria efficacia, cioè è uno di quei problemi che solo tutti insieme possiamo risolvere, perché è un problema che riguarda davvero non soltanto una categoria, non soltanto un aspetto, non soltanto un territorio, ma è tutto è collegato. Successo per la seconda edizione del Festival della Poesia a Cosenza, kermesse che ha visto la partecipazione di 500 studenti, ha animato il centro storico con incontri e dibattiti. Dal 14 al 17 maggio, per il secondo anno consecutivo, Cosenza, grazie a una proficua sinergia tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, ha ospitato il Festival Nazionale della Poesia. Quest'anno abbiamo cercato di dare un passo in più aumentando da 3 giorni a 4 giorni. Devo dire che la partecipazione è stata veramente gratificante. La cosa bella è proprio l'attenzione che hanno i giovani nei confronti della poesia. I poeti sono andati nelle scuole con un'affluenza di studenti enorme, perché abbiamo ritenuto che gli studenti dovevano candidarsi da solo. Abbiamo avuto 356 partecipanti a queste elezioni. Il festival nelle 4 giornate si è snodato tra 2 luoghi simbolo della cultura cittadina, Villa Rendano e il Cinema Italia Roldo Thieri, dove si è tenuta la cerimonia conclusiva. L'evento, articolato in una serie di incontri con poeti di caratura nazionale, ha portato alla luce anche realtà calabresi particolarmente interessanti. A rappresentare Cosenza e la Calabria è stato Daniel Kundari, poeta e performer plurilingue che ha girato e continua a girare il mondo, ma ritorna sempre a Cuti, località nel comune di Rogliano, in provincia di Cosenza, dove sono le sue radici. Nel corso della cerimonia conclusiva è stata particolarmente attesa e gradita la partecipazione straordinaria di Maurizio Cucchi, che ha dialogato con Arnaldo Colasanti. Sono state tante le attività previste nel corso delle 4 giornate, dagli incontri con i poeti alle contaminazioni musicali, alla partecipazione attiva delle scuole, premiate tra l'altro nel corso della serata conclusiva. Un bilancio positivissimo, oltre 500 studenti, un cammino in tutta la città, una maratona poetica, oltre 15 poeti, insomma momenti veramente esaltanti. Stiamo già preparando e lavorando alla 3ª edizione del Festival Nazionale della Poesia. Il Kiwanis, Città degli Enotri, apre ai giovani, promuove un incontro a Rende sulla parola e l'intelligenza artificiale. Riportare il pensiero al centro del dibattito è la scommessa della Presidente Deli Fabiano. Fermarsi e riprendersi del tempo, puntare sui giovani, l'intuizione del Kiwanis International Città degli Enotri, che in un partecipato incontro a Rende ha vinto la scommessa del confronto su temi attuali, sul pensiero e la parola, strumenti quotidiani, indagati da Antonio Sabato. L'intervento di questa sera
è mirato a dimostrare come si sia passati da una società, da una cultura logocentrica, cioè una cultura che metteva al centro di tutte le proprie scoperte e di tutte le proprie ricerche l'oralità, ritenuta come il mezzo principale, il mezzo più importante per esprimere concetti e per condividere informazioni, ad una società della scrittura, quindi grafocentrica, dove tutto è diventato scritturale. La scrittura come farmaco per la memoria è una delle suggestioni di una serata fortemente voluta dalla presidente dell'IFABiano. Noi stiamo puntando l'attenzione proprio sulla necessità di ritrovare una semantica alla quale teniamo e che secondo noi è il fulcro e il nucleo di una società che deve migliorare, che deve innovarsi e che non può tralasciare quelle che sono anche le cose valoriali di una cultura che ci portiamo dietro e che interseca sicuramente tutto quello che è il nostro sapere. L'incontro si è chiuso con la relazione dell'ingegnere informatico Salvatore Ciambrini, che si è soffermato sull'intelligenza artificiale, potenzialità e limiti di una prospettiva affascinante e nuova che si apre soprattutto nel campo della medicina, che ha bisogno però ancora di essere perfezionata e regolata da norme. Intelligenza artificiale che può definirsi tale, ha concluso Ciambrini, e non ignoranza, solo se ti trova un equilibrio tra l'uomo e i dati. E adesso lo sport, il calcio al centro del Cosenza, e di Cosenza c'è Gennaro Tutino in questo momento. Dopo il premio da parte della Lega B, riceve anche una ambita onorificenza da parte dell'amministrazione comunale di Cosenza. Il sigillo d'oro lo riceverà il 24 maggio, venerdì prossimo, in comune. Insomma, Tutino davvero al centro del Cosenza e di Cosenza. E poi c'è il Catanzaro che gioca questa sera contro il Brescia, il primo turno play-out. Ieri il Palermo è riuscito a sbarazzarsi della Sampdoria al Barbera. Vediamo. Mentre la città di Cosenza si prepara a celebrare Gennaro Tutino, il suo futuro in rosso-blu resta comunque un grande interrogativo. Il popolo cosentino aspetta con grande apprensione di sapere se il numero 9 giocherà ancora sul terreno di gioco del San Vito Marulla, ma come già detto si procede per gradi. Sono ore quindi di riflessione, molto probabilmente nei primi giorni della prossima settimana sarà sciolto il primo interrogativo, dal quale si partirà per programmare la nuova stagione, ovvero la permanenza del direttore sportivo Gemmi. L'incontro con il presidente Guarascio quindi sarà decisivo. Il tutto avverrà a ridosso del conferimento del sigillo della città di Cosenza a Tutino, e probabilmente anche in quei giorni si inizierà a discutere delle sorti dello stesso attaccante. Le sorti del Catanzaro si giocano invece ancora sul campo, e questa sera sarà una sfida da dentro fuori. Contro il Brescia al Ceravolo ci si gioca l'accesso alle semifinali playoff contro la Cremonese, una partita che per il suo valore si prepara da sola. Questa è una settimana che ho dovuto fare pochissimo lavoro, l'ha fatta soprattutto l'ambiente, i tifosi nostri, l'ha fatto tutto ciò che ci circonda, perché comunque i ragazzi sentono questa partita, quindi c'è stato poco da fare. Abbiamo lavorato sulle cose che dobbiamo fare in partita, e dobbiamo avere la capacità di lavorare con le massime attenzioni, perché dobbiamo avere molta calma, dobbiamo avere molta cattiveria su certe situazioni, dobbiamo avere la capacità di gestione, dobbiamo avere la capacità di aggressione. Insomma, è una partita dove dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità. I giallorossi devono fare i conti con qualche infortunio, ovvero Chion, D'Andrea, Situm e Ambrosino, ma Vivarini non guarda le assenze. La rosa è ampia, abbiamo soluzioni, abbiamo capacità di avere altre caratteristiche. Abbiamo visto che siamo tutti pronti, e quindi di conseguenza se manca qualcuno è un peccato, però siamo molto molto tranquilli e pronti per questa partita. TG che finisce qui, adesso c'è Focus Cultura, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Arrivederci.
Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. In serata, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con piogge battenti.